A inizio dicembre il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, era stato assegnato una scorta a causa di alcune minacce da parte della galassia Novax. In seguito agli episodi accaduti lunedì a Maiano e oggi a Reana del Royale, con nuove scritte apparse rispettivamente sui muri di un supermercato e un cimitero, in cui si fa riferimento al tradimento dei valori della Lega, le forze dell'ordine, da quanto si apprende, hanno deciso di prolungare le misure di sicurezza nei confronti del presidente del Friuli Venezia Giulia. Intanto è trasversale la solidarietà giunta nei confronti del governo. Da parte del mondo politico. Questi frequentissimi episodi di minacce non condizioneranno la nostra iniziativa politica, tantomeno quella del presidente Fedriga, lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Mauro Bordin. Solidarietà a Massimiliano Fedriga per le continue squallide intimidazioni. Spero che gli autori di questi vili gesti nei confronti di chi paga lo scotto del proprio impegno politico e di responsabilità nei confronti della collettività vengano il più presto individuati. Lo scrive su Twitter la deputata del Movimento 5 Stelle eletta in Friuli Venezia Giulia, Sabrina De Carlo. Ulteriori attestati di vicinanza del presidente sono arrivati in questi giorni anche da parte di altri partiti politici, dal Partito Democratico a Patto per l'Autonomia, più il blocco intero della coalizione di centrodestra in regione.